Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Itch89. Siamo tornati qua in un nuovo video di Clash Royale. Allora, vi voglio solo ringraziare perché state devastando questi video di mi piace. State vedendo tantissimo questi video e vedo che li vedete fino in fondo. Questo è veramente per me un orgoglio, capire che veramente sono rimasto un punto saldo per quanto riguarda la community di Clash Royale, o comunque la mia community di Clash Royale. Questo mi fa tanto tanto piacere, quindi subito un bel pollice in su. Arriviamo a 10.000 like, guardate, mi tiro sulle maniche. Arriviamo a 10.000 like perché io oggi ho una sorpresa per voi. Dato che giustamente mi avete detto sì, però tu le abilità ce le hai, perché non ci riporti un deck col gigante Royale? E allora io mai mi potevo sottrarre a portarvi un contenuto con il mio mazzo, con il col gigante Royale? No, non potevo. L'ho un po' personalizzato, ci ho farmato parecchio, no, perché non mi ricordo bene dov'è il registro delle attività. Guardate un po', sto farmando tanto, vabbè, torno indietro, sto farmando tanto per portarvi delle partite belle. Quindi andiamo a giocare. Ho vinto un botto di partite fino adesso, non ne ho persa una. Sicuramente oggi è niente, livelli 12. Ragazzi, io non so più che dirvi. O la gente sta giocando come non mai nella loro vita su Clash Royale, perché veramente è diventata una cosa esagerata, ragazzi. Cioè, praticamente io gioco, scusate, gioco il giorno dopo, è un casino, raga. Ok, deck che non mi fa impazzire quello suo, eh. Un deck che non mi fa impazzire il suo. Sfera infuocata. Potrei eventualmente fare una cosa del genere. Ottimo questi, sapi andar culo. Diciamo che lui sta tirando tantissima roba. Un colpo gliel'abbiamo tirato. Ha comunque un deck che mi dà tanto fastidio, perché vi ricordo che lui ha sempre comunque il domatore. Quello non credo assolutamente che ce ne sia, per l'appunto, bisogno. Potrei riattaccare in questa maniera. Vediamo un attimo dove ci porta il cuore. Di nuovo stessa tattica di prima, che ripeto non mi fa assolutamente impazzire. Ok. Cioè, diciamo che lui sta spendendo un botto di elisir. Tantissimo. Tantissimo. Quello arriva bello danneggiato. Sfera infuocata che, ripeto, non lo so, raga. Non so lui. Mamma mia! Mi sta a pian colpo, raga. Dagliela! Mamma mia! Che grandi emozioni! Che grandissime emozioni, raga. Quasi quasi non la butto più questa, sapete? Quasi quasi la evito di buttarla. In realtà sta andando da Dio, eh. Cioè, in realtà sta andando da Dio, raga. Oh! Ok, e quindi noi portiamo la fornace di qua. Anche se in realtà la potevo portare centrale, perché mi avrebbe dato sicuramente una mano per quanto riguarda il domatore. E io... ma dove sto? Più di qua, che pare. Ma perché ci ho sistemata male? Bello, ma tu veramente? Ma tu veramente? Va bene. Se lo dici tu. Perché qua posso andarmene o tranquillamente in difesa, o andare per le tre corone. Ma probabilmente andremo per le tre corone, ragazzi. Cioè, quel mini pecca, non sottovalutate il mini pecca. Non sottovalutate il mini pecca, perché ne ha fatti di danni, eh. Ok, seconda torre andata. Ok, sono crashato. Ci può stare, ci può stare, ci può stare. Ci può stare. Penso che comunque la partita l'abbiamo vinta. Ah, lo so che mi avete detto di tornare a registrare con le pad. Ok. Ma meno male, meno male, meno male. Perché sto utilizzando un'applicazione, però non l'ho ottimizzata a dovere. Però è un'ottima applicazione. Stiamo parlando di BlueStacks, sicuramente ve ne siete resi conto. Però non l'ho ottimizzata, perché dovrei dargli il consenso per utilizzare tutti i processori. Ma adesso non mi va, sinceramente, perché questa è in beta. Quindi, la prima partita è andata. Io mi sono anche un po' cacato sotto, se vi posso dire la verità. Meno male che non mi ha crashato prima. Fatemi sapere se
vi piace questo deck? A me personalmente mi piace tanto. Ok. Diciamo che, ok, non ho sbagliato. Lui mi ha tirato una sfera infuocata che non doveva assolutamente tirarmi. Me l'ha tirata qua, mi ha fatto tanti danni, ma secondo me andremo a vincere prepotentemente. Questi fanno il loro lavoro qua, io glielo sminchio tutto quanto. E secondo me non è male. Che potrei fare anche così. Vediamo, perché qua, raga, vi ripeto, io sto portando pazienza perché non è proprio roba che mi interessa. Io rifaccio sicuramente così. Vado a fare così. La pinder culo, bello mio. Bella la scarica, eh. A me interessa rompergli le scatole così, vi devo dire la verità. Perché qui o mi tira una sfera infuocata o se la lascia per dopo. Perché qui è, appena mi butta qualcosa qua, ragazzi, io prendo un dominio incredibile da queste parti. Quindi parto con un baby dragon. Lui non so che cosa stia facendo. Ok, meno male che non ho tirato niente. Perché potrei tirarlo qua effettivamente, ma secondo me ci vado a prendere dei schiaffi incredibili. Quindi vado a fare così. Tantissimi danni. Io non capisco bene lui come sta giocando, eh. Questo mi serve assolutamente qua. Devo fare così per forza. Devo fare così per forza. Ottimo, ottimo. Vedete quello che voglio dire? Cioè, il mio è stato un tartassarlo di là. Io so che lui ha... Perfetto. Vi dico solo perfetto, perché questo qua lo facciamo lavorare. Mi può anche buttare giù torre per quanto mi riguarda. Mini pecca che va lì, che va a prendere le hit al ragazzone. Vado sicuramente a tirare questo. Non c'è bisogno che io vada a fare niente. Diciamo che lui è molto antipatico, eh. Però secondo me, secondo me abbiamo un bel po' di vantaggio. Ve lo dico tranquillamente, raga. Mamma mia che deck il vostro Ciccio Gamer 89. Mamma mia che deck. Che deck. Ma poi posso stare pure così, non è brutto che io sto appoggiato sul tavolo. Sto più comodo anche nel giocare, vi devo dire la verità. Quindi GG. Andiamo avanti. Sono sentite queste, eh? Non so se l'avete percepito, ma sono sentite. Speedy del Cosmo qualche cosa. Comunque livelli 12, ma capite da soli che sono livelli 12 un po' particolari. Cioè non so, scemi questi, eh. Guarda, poi comunque questo c'è il livello 13, quindi capite che sono un po' diversi. Oh, volevo menasse e menamose. Stiamo... Cioè, se sta... Tutto là mi ha tirato. Mo, io non voglio dire, ma... Che poi vi devo dire la verità, sfera infuocata mi è piaciuta. La sfera infuocata mi è piaciuta perché se in questo momento... Guarda. Guarda, ti devo dire la verità. Scarica non lo so quanto ha fatto bene. Scarica non so quanto ha fatto bene. Sicuramente vado a tirare questo perché mi devo togliere loro, perché sennò gli spiritelli non mi hanno comunque lavorato. Mi capitano contro deck molto interessanti. Lui c'ha il mini pecca. Qui non posso farlo assolutamente lavorare, quindi sarà da spulciarlo un pochino. Qui non posso farlo arrivare sotto torre. Assolutamente non posso. Lei mi aiuterà a tenerlo sotto pressione. Questi non mi preoccupo. Ci può stare come... Ci può stare come attacco. Ok. Lui è bravo.
Lui è bravo, lui ha sempre la sfera infuocata, ma se mi caccia la sfera infuocata o caccio questo qui. Sapete raga che è bella come partita, perché questo mi... Facciamo così, va. Facciamo così, va, vediamo che succede. Vediamo che succede facendo queste cose. Vediamo un po'. Qui me li andate a dividere. Quindi lui molto bravo. Lui è bravo. Lui è bravo. Non è che gli posso di niente. Però lui non mi deve arrivare. Non mi deve arrivare. Non mi deve arrivare. Non mi deve arrivare. Sapete che ho l'impressione che questa partita la potremmo aver persa. Io voglio andare sempre in pressione qua. Questo. Ok. Però lui non mi tira il mini pecca, raga. Lui mi tira il mini pecca. Mi farò un danno eclatante. Oddio, in realtà mi sta a tirare di tutto. Mo, mini pecca o non mini pecca, veramente lui c'ha roba che mi fa tanto tanto danno. Ok. Allora io ho la paura veramente che lui mi voglia buttare giù con le sfere infuocate, raga. Quando... Ok. Vabbè, lag, mo. Guarda caso, non comincia anche a laggarmi. GG, gioco. Che poi non me può laggare, cioè ve lo dico con tranquillità, non me può laggare. Bella giocata un paio di cazzi. Scusate, ma... Non mi dite come ho fatto quei danni. Probabilmente col gigante royale. Raga, mi ha laggato un attimo. Non so se è stato la connessione, non so se è stato l'applicazione, perché oggi sta a fare un po' dei capricci. Però vedevo di che va bene. Vedevo di che va bene. Vi devo dire che va bene. Eh sì, sicuramente è stato il gigante royale, ma non ce lo siamo riusciti a godere. Pazienza. Andiamo a riscuotere 10.000 d'oro. E andiamo a riscuotere l'inventario qua. Le cose pazzesche e inimmaginabili. Andiamo a chiudere. Signorotti, io spero che l'appuntamento vi sia piaciuto. Probabilmente ci alleneremo ancora con questo deck, perché è giusto anche un po' cambiare. Se vi è piaciuto, mi raccomando, pollicione in su, commentate, condividete se non siete iscritti. Iscrivetevi al prossimo appuntamento al vostro Ciccio Gamer 89. Mi raccomando, lasciate like. E non so se questo video esce martedì o mercoledì, che io martedì mi opero. Cioè praticamente oggi è lunedì, io domani mi opero. Bella, raga.